si passa in quinta marcia e poi chiaramente si mette la sesta per arrivare alla prima variante, dove la velocità è molto elevata, si è circa 280 km/h. È una frenata molto molto difficile, perché si frena dopo i 150 metri per affrontare una variante in prima marcia con una velocità minima di 60 km/h. Questa curva bisogna utilizzare bene entrambi i cordoli, sia nella prima destra che nella sinistra, e fare attenzione appunto, come dicevo, alla frenata, perché un minimo errore non ti permette di farla nel modo adeguato per rilanciarti per il secondo rettilineo. Dopo la prima variante, appunto dalla prima, si scaricano tutte le marce fino alla sesta, c'è cioè curva grande che, nonostante sia in pieno, è una curva impegnativa, e si va verso la roggia, dove è una curva da affrontare in seconda marcia. Fino a qualche tempo fa c'era un bel riferimento per la frenata che era il ponte, adesso abbiamo un riferimento di cartelli circa sui 100 metri. Anche questa è una curva dove si utilizza molto il cordolo, i cordoli, sia interno che esterno, per poi uscire dalla roggia e andare a prepararsi per due curve simili ma entrambi molto impegnative, l'ESMO 1 e l'ESMO 2. L'ESMO 1, si arriva in quarta, si scala una marcia con una velocità minima di circa 130 all'ora. È molto insidioso l'uscita, perché se si esce troppo larghi la macchina rischia di chiaramente avere un sovrasterzo e perdere, appunto andare in testa coda e nella peggiore delle ipotesi picchiare. Si esce in terza, si fa quarta, si affronta l'ESMO 2 dove si frena circa 50 metri. Questa è una curva importantissima, perché poi bisogna lanciarsi per un altro rettilineo che ti porta verso la scarica. Usciti dalla Lesmo 2, anch'essa una velocità minima di circa 130 all'ora, si va verso la Scari, dove chiaramente si arriva a una velocità attorno ai 270 km e dove secondo me è la curva più bella del circuito. In questa curva si affronta in terza l'ingresso, si va a frenare a circa 150 metri, si salta molto sui cordoli all'interno, si cerca di tagliare il più possibile, ma bisogna stare attenti appunto a non perdere la macchina in ingresso sul posteriore. Si entra in terza, come già detto, si va a tutto gas nella parte centrale, si alza per affrontare il lungo destra per preparare l'uscita. Una volta che si rimette gas si fa un short shift, quindi una cambiata diciamo a più basso regime in quarta, e si affronta l'uscita, dove è molto impegnativa e spesso vediamo gli incidenti più gravi. Questa è fondamentale, uscire forte, perché poi si ha un rettilineo che ti porta verso la parabolica. Altra curva molto impegnativa, un'altra frenata vicino ai 100 metri. In questa curva, essendo molto ampia l'uscita, si entra in quarta marcia, velocità minima circa 135 km/h, e soprattutto qui il segreto è cercare di andare sul gas il prima possibile per rilanciarsi